Buonasera a tutti, vi do il benvenuto al penultimo incontro riguardante appunto i temi della sostenibilità. Come Comune abbiamo aderito da subito a questa iniziativa proposta all'Università di Udine, che ringrazio in particolare la dottoressa Missana, che con entusiasmo si è prodigata appunto alla buona riuscita di tutti questi eventi che hanno portato un contributo più che importante per la nostra città, ma anche appunto per la nostra cittadinanza nei vari temi che abbiamo affrontato. E colgo anche l'occasione per ricordarvi l'ultimo incontro che si svolgerà sempre a novembre, il 18 di novembre, e in sala Dorabassi ci sposteremo alle ore 17. Lì parleremo con la professoressa Dattolo, che è qui presente e che saluto, finalmente in presenza. Parleremo appunto di sostenibilità digitale, appunto visto anche la continua insomma, modifica e anche evoluzione di questo mondo che noi tutti, insomma, abbiamo visto, soprattutto in questi ultimi mesi, che sta evolvendo con estrema rapidità, soprattutto appunto può essere interessante per il mondo giovanile. Io passerei la parola alla professoressa Pocecco, che ci introdurrà, insomma, all'argomento di quest'oggi, e vi ringrazio per essere qui questa sera con noi. Allora, buonasera a tutti. In realtà non ho la presunzione di introdurre i miei colleghi, perché loro entreranno molto nel dettaglio, nello specifico, sulla base dei loro ambiti disciplinari. Io sono una sociologa dei processi culturali e comunque mi sono occupata di questo problema, sostenibilità, invecchiamento della popolazione. Nell'ambito soprattutto della mentalità collettiva, per cui ci tengo anche a sottolineare in questa occasione che dobbiamo un po' scrollarci di dosso tutta una serie di stereotipi sulla terza e quarta età, soprattutto su uno stereotipo, passatemi il termine, fragilizzante di questi individui, che finiscono poi per essere relegati in una sorta di cittadini inattivi, cittadini passivi e così via. In realtà sappiamo che ci sono delle problematiche puntuali, delle problematiche complesse e contraddittorie, ma dobbiamo anche iniziare a pensare all'invecchiamento della popolazione come una fase della vita che nasconde delle risorse, delle competenze che questa società che forse ha l'ossessione della giovinezza, cioè una società che ci vuole eternamente giovani, quasi fossimo tutti dei Dorian Gray, in realtà proprio occulta. Perché io penso sempre come una volta le persone anziane erano depositarie di un'esperienza di vita che conteneva, al di là della professione, ma proprio un'esperienza, un sapere popolare, un'esperienza pragmatica che secondo me noi dobbiamo riscoprire proprio come un bacino, uno stock di risorse simboliche e culturali, non solo per dar loro la dignità di cittadini attivi, ma anche per sostenere questo progressivo invecchiamento della popolazione. E qui mi taccio e passo la parola al primo relatore, al professor Alessandro Cavallo. Buonasera a tutti, grazie innanzitutto a quanti sono qui un sabato pomeriggio e ringrazio il comitato organizzatore, in particolare la dottoressa Gatta dell'amministrazione comunale di Gorizia che ci ospita qui, la professoressa Pocecco, la dottoressa Missana che col consueto entusiasmo ci ha coinvolto in questa iniziativa. Tutto questo ciclo di conferenze prende il via da un percorso unico che è il percorso della sostenibilità. Il percorso della sostenibilità, che è un tema estremamente variegato e complesso, che vede molte tematiche svilupparsi e che si dovranno sviluppare per forza di cose nel corso dei prossimi anni in tutto il mondo. Il tema che mi è stato affidato è la sostenibilità dell'invecchiamento nei sistemi sanitari nazionali, in particolare il nostro, dal punto di vista di un medico come me,
che si occupa e vede pazienti anziani tutti i giorni per la propria professione. Sono un internista, sono anche un geriatra, dirigo la scuola di specializzazione di geriatria dell'Ateneo di Udine. Facciamo tutti parte, io, la professoressa Fili, la professoressa Pocecco e tanti altri colleghi, di un gruppo multidisciplinare che si è costituito presso l'Università di Udine con una grande ambizione, che è quella di far dialogare fra loro i docenti universitari, che è una cosa assolutamente quasi impossibile, e dialogare tutti su un tema che stranamente ha accomunato ben 8 dipartimenti della nostra università, dai dipartimenti scientifici di area medica ai dipartimenti umanistici, a dipartimenti di economia, di ingegneria, tutti accomunati dall'affrontare in modo diverso dal loro punto di vista il tema dell'invecchiamento, perché il tema dell'invecchiamento interessa a tutti e interessa a tutti da tutti i punti di vista. Quindi noi abbiamo avuto l'ambizione, secondo me stiamo anche, credo, riuscendo quantomeno a dialogare con la cittadinanza su questo tema, e da 2 anni andiamo un po' in giro per la regione, facciamo conferenze molto interessanti, perché io veramente ascolto sempre con molto interesse i colleghi che si occupano di materie completamente diverse dalle mie, dalla filosofia alla sociologia, alla economia, al diritto del lavoro, e su tematiche che sono estremamente importanti per la vita comune di tutti noi. Il nostro gruppo si chiama Active Aging, vuol dire invecchiamento attivo, che è quello, diciamo, l'elemento che ci permetterà in futuro, se noi applicheremo quelli che sono i principi dell'invecchiamento attivo, nel prevenire quelli che sono, diciamo, i danni dell'invecchiamento, che non significa soltanto un aumento del numero di anni, ma significa un aumento del numero di anni che deve essere, per quello che si può, un invecchiamento in buona salute. E la buona salute non è solo la buona salute dal punto di vista medico, è una buona salute dal punto di vista della persona in toto. Il tema della sostenibilità è un tema che è stato posto dalle Nazioni Unite, dall'Agenda ONU 2030, che è un po' il filo comune che lega tutte le nostre conferenze. L'obiettivo, il terzo obiettivo dell'Agenda ONU per la sostenibilità è proprio quello della salute e del benessere. L'obiettivo è quello di assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le fasce di età in tutto il mondo. Anche se l'obiettivo dell'ONU è rivolto più che altro a debellare malattie che da sempre stanno falcidiando popolazioni dei paesi meno favoriti del nostro, quindi il combattere la mortalità infantile, malattie infettive come la tubercolosi, la malaria, l'accesso all'acqua potabile, la riduzione appunto della mortalità dei bambini, certamente si occupa, anche se tra le righe, anche di tutte le fasce di età. E quello che a noi interessa nelle nostre latitudini, in realtà, la fascia di età più avanzata. Perché questo? Perché sappiamo tutti che nei paesi occidentali, in Europa in particolare, sta aumentando la vita media. L'Europa è un continente che invecchia, l'Italia invecchia più di tutti. Ma l'invecchiamento è un fenomeno in realtà globale, che è determinato da alterazioni demografiche profonde che si verificano ormai da molti anni, e che sono riconducibili essenzialmente a un incremento della popolazione in età anziana. I dati più recenti, questi di quest'anno, ci dicono che la popolazione di età superiore a 65 anni in Italia è del 23,6%, quindi il 23,6% della popolazione ha più di 65 anni. Questo è legato certamente all'aumento dell'età media per una riduzione della mortalità nelle fasce più avanzate,
a un aumento dell'aspettativa di vita. A 65 anni abbiamo quasi 20 anni di aspettativa di vita, che è un dato assolutamente impressionante se noi vediamo quella che era l'aspettativa di vita nel 1900, dove la vita media era intorno ai 45 anni, l'aspettativa di vita era di 10 anni. Adesso non vi mostro i grafici, ma l'aspettativa di vita è aumentata a dismisura. Ci sono state solo due fasi in cui l'aspettativa di vita in Italia è diminuita: la prima guerra mondiale, anzi dopo la prima guerra mondiale la spagnola, la seconda guerra mondiale e adesso il Covid, che ha ridotto l'aspettativa di vita. Non sappiamo ancora di quanto. Sono tre i periodi in questo secolo in cui c'è stata una riduzione, una deviazione della linea che sale verso una maggiore aspettativa di vita. Ma poi c'è un aspetto estremamente preoccupante nel nostro paese, che è la riduzione della popolazione in età giovanile, dovuta alla denatalità, dovuta alla riduzione della fecondità, che è molto al di sotto di quello che ci si aspetterebbe per sostituire le generazioni. Cioè 2,1 figli per donna, noi siamo molto al di sotto, quindi ci sarà un decremento della popolazione italiana. Questo lo sappiamo già. Queste sono le previsioni demografiche per fascia di età, sono dati Istat recentissimi, sono le proiezioni da qui al 2065. Voi vedete innanzitutto una riduzione progressiva della popolazione italiana, quindi il numero di abitanti nel nostro paese tenderà a ridursi nel tempo, con un progressivo incremento delle fasce di età sopra i 65 anni, che sono in questo momento del 23,6%, siamo nel 2021, aumenteranno progressivamente negli anni fino al 34% nel 2045. Ma nel 2045 ci sarà un incremento vertiginoso della popolazione con età al di sopra degli 85 anni, che raggiungerà le cifre spropositate del 9,5%, quindi 10 persone su 100 avranno più di 85 anni nel 2050-2060, che sembrano anni lontani, ma non lo sono, non sono così lontani. Quindi questa è la previsione di quello che succederà in futuro. Friuli Venezia Giulia non sta certo messo bene, perché è la regione assieme alla Liguria che ha la vita media più alta. In una popolazione totale di circa 1.200.000 abitanti, la popolazione con età superiore a 65 anni non è il 23%, ma il 26,7%, e la popolazione in età superiore a 80 anni è oggi, anzi 1 gennaio 2021, dell'8,8%. Vedete due grafici. Quello in alto a sinistra sarebbe stata negli anni 60 una piramide a base allargata, con alla base le classi più giovani, le fasce di età più giovani, e poi via via, mano a mano che procede l'età, una base sempre più stretta, a forma di una piramide. Questa piramide da qualche tempo a questa parte sta diventando sempre più un fungo, quindi si sta trasformando anno dopo anno in una forma di fungo in cui le classi più elevate di età stanno prendendo il sopravvento e le fasce più giovanili si restringono o rimangono tutt'al più stabili. E vedete quello che succede nella regione Friuli Venezia Giulia: è successo dal 2002 al 2021 una stabilità della fascia da 0 a 14 anni intorno all'11%, 11,8-12%, un progressivo aumento della quota di popolazione al di sopra dei 65 anni e una progressiva riduzione della fascia tra 15 e 65 anni. Questo è quello che si vede nella nostra regione. Quindi un aumento progressivo della fascia di età sopra i 65 anni. Noi parliamo di invecchiamento, ma potremmo girare anche il discorso: perché non parliamo di longevità, che è una cosa positiva? La longevità è sicuramente positiva, perché viviamo tutti di più e viviamo anche relativamente meglio, se pensiamo ai nostri genitori, o meglio ancora ai nostri nonni e ai nostri bisnonni. L'aspettativa di vita è aumentata in Italia, ma in realtà è aumentata in tutto il mondo, anche nei paesi in cui era tradizionalmente ridotta, come nell'Asia centrale, in India,
in Africa, nell'America Latina, quindi l'aspettativa di vita è aumentata in tutto il mondo perché c'è stato un progressivo decremento della mortalità precoce, quella sotto i 50 anni o addirittura sotto i 40 anni. E di conseguenza un sempre maggior numero di persone entrano nella fascia di età in cui è facile contrarre malattie croniche. Quindi tanto più la popolazione invecchia, tanto più è facile che ammali delle malattie croniche, che oggi si chiamano tutte malattie non trasmissibili. E quali sono? Sono le più comuni, le più frequenti, sono le malattie cardiovascolari, il diabete, l'obesità, i tumori, le malattie immunoreumatologiche, le patologie osteoarticolari come l'artrosi, le malattie respiratorie, sono tutte malattie non trasmissibili, degenerative, che aumentano per forza di cose aumentando le classi di età. C'è però da dire che le malattie infettive, e ne abbiamo la riprova, non sono affatto diminuite, continuano a esserci, anzi stanno incidendo pesantemente, probabilmente incideranno anche in futuro, perché non siamo certi che questa sia l'ultima pandemia, probabilmente ce ne saranno anche altre. Quindi malattie infettive ci saranno sempre, le malattie croniche degenerative saranno in vertiginoso aumento perché aumenta l'età media, e con le malattie croniche ci portiamo dietro anche l'incremento di un altro peso, che è quello della disabilità, quindi persone non solo più anziane, non solo più malate, ma anche più disabili. E qui nasce la sfida del XXI secolo, di tutti i paesi, non solo i più industrializzati, tutti i paesi del mondo avranno a che fare con questo problema. E la sfida, una delle sfide maggiori, oltre a quella dell'accesso alle risorse, che sappiamo bene quanto sia un problema proprio di questi giorni, sarà l'ottimizzazione delle risorse finanziarie e umane disponibili per i servizi sanitari nazionali di tutto il mondo. Perché? Perché aumentando la popolazione più anziana cresce la complessità delle domande di salute, che sono indotte proprio dal continuo aumento di queste patologie croniche degenerative. Questo richiede sempre un maggiore impegno di risorse finanziarie e umane, richiede una continuità di assistenza per periodi di lunga durata, perché ormai si sopravvive fino a 90-95 anni. Noi abbiamo i nostri reparti di medicina che sono strapieni di persone di 92-93 anni, che quando io ho iniziato a fare il medico erano una rarità, adesso sono comunissimi gli ultra 92 anni, 93 anni, 94 anni, ce ne sono tantissimi. Quindi continuità di assistenza per periodi molto lunghi, la necessità di integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali, che sono imprescindibili, e la necessità di avere nel territorio servizi territoriali di assistenza sanitari e di residenza. Ci portiamo dietro, con l'aumento delle malattie croniche, la disabilità. Così come aumenta l'età media, aumenta pure, vedete, la percentuale di persone disabili nel nostro paese. La proiezione del 2040 ci dice che saranno probabilmente il 10,7% della popolazione, che è un numero mostruoso, se pensate. Il 10% vuol dire che una persona su 10 disabile. Sono numeri veramente da far accapponare la pelle. Mi scuso per questa diapositiva poco leggibile, però ci dice una cosa molto importante, ve la illustro proprio dal punto di vista concettuale. Queste sono le cause di disabilità in Italia, e la valutazione delle cause principali di disabilità come erano nel 1990, quindi 30 anni fa, e quelle che sono oggi nel 2017. E vediamo che, mentre sono la prima causa di disabilità è rimasta in 30 anni la cardiopatia ischemica, l'infarto del miocardio, per intenderci, sono diminuite alcune cause di disabilità, per esempio le malattie neonatali, quelle in rosa, che dal 13° posto passano al 25° posto, c'è tanta prevenzione, si sono ridotte in 30 anni del 50% le malattie della prima infanzia che portano disabilità, e se ne sono ridotte tante altre, i tumori del colon, i tumori della mammella, tutte le malattie i tumori dello stomaco, tutte malattie che sono state prevenute efficacemente.
Però in 30 anni sono aumentate in realtà altre cause di disabilità e in modo molto preoccupante. La prima sono le demenze e la malattia di Alzheimer e le altre demenze. Questa sarà una causa devastante di disabilità nei prossimi anni. Il diabete, le malattie croniche osteoarticolari come l'artrosi, i disordini muscolari, le malattie come l'ipertensione, la cardiopatia ipertensiva, le malattie croniche dei polmoni, le malattie croniche dei reni, insufficienza renale cronica con la necessità di dialisi, alcuni tipi di tumori, ad esempio il tumore del pancreas. Queste sono tutte malattie che hanno visto aumentare vertiginosamente negli ultimi 30 anni la loro incidenza e quindi la causa di disabilità. Parlavamo prima, professoressa Pocecco parlava anche di luoghi comuni sull'invecchiamento, sulle persone anziane. In realtà quello che noi dobbiamo considerare sempre è che le persone anziane, gli anziani sono una popolazione estremamente eterogenea. A parte il fatto che l'età geriatrica parte dai 65 anni e sfido chiunque ad andare in giro a chiedere a uno di 65 anni se si sente anziano, se viene preso a male parole, io compreso quando qualcuno mi dice ma un anziano di 65 anni, allora dico ma che, ecco, cioè perché questo? Perché i 65 anni di oggi non sono certi i 65 anni di 30 anni fa, basta vedere le vecchie foto dei nostri nonni che sembravano vecchi già 50 anni. Quindi sono cambiate tantissime cose. La popolazione oltre 65 anni è una popolazione estremamente eterogenea. Tra gli ultra 65 anni ci sono degli atleti, ci sono persone nel pieno possesso delle proprie facoltà fisiche e mentali, attivissime, ai vertici di tutte le organizzazioni mondiali. Quindi conta certamente l'età anagrafica, ma conta molto di più l'età biologica. Conta il numero di patologie croniche, che possono essere una o più d'una e possono interferire tra loro, conta la presenza o meno di disabilità, conta tantissimo la condizione di autosufficienza o meno, che non è solo quella fisica, ma anche quella cognitiva, i disturbi mentali, i deficit mentali o i deficit anche che sono difficili da comprendere, se sono più deficit di natura medica o di natura adattativa sociale o di emarginazione sociale più che altro, ma anche questi sono delle cause di scarsa autosufficienza o di non autosufficienza. Le condizioni economiche, pensiamo alla differenza tra ricchi pensionati o chi proprio vive di rendita rispetto a persone che vivono di pensione sociale, c'è una differenza enorme nel loro stile di vita e anche nella aspettativa di vita. Le condizioni sociali, le condizioni abitative, il fatto che vivano da soli, vivano con la moglie, vivano in famiglia, vivano in una residenza sanitaria. Le condizioni ambientali, le condizioni culturali. È diverso essere anziani in una città, in una grande città, piuttosto che in un paese, o piuttosto che in un paese, diciamo, che non ha una grande cultura, diciamo, della sociale per gli anziani. L'accesso alle cure è importantissimo, cioè il fatto che una persona anziana abbia servizi a disposizione e che questi servizi siano disponibili, che non debba fare 100 chilometri per fare un prelievo di sangue o una visita. E questo è un dato estremamente importante. Noi non possiamo non considerare questi dati. Questi sono i numeri. Cerco di andare veloce, spero di essere comprensibile soprattutto. Questo me lo sono rubato dal Sole 24 Ore, ma è molto bello perché fa vedere quelli che sono i numeri adesso. Allora, oggi ci sono 2,9 milioni di persone non autosufficienti, anziane. Nel 2030 questi 2,9 milioni diventeranno 5 milioni.
Nel 2050 probabilmente diventeranno 12 milioni. Le persone sopra i 75 anni in questo momento sono 1 su 12, quindi 7 milioni di persone, e diventeranno 12 milioni nel 2050. Oggi il 38% degli anziani vive da solo. Non sono disabili, ma sono soli, sono persone che comunque hanno bisogno di aiuto. Ci sono 270.000 ospiti nelle RSA, persone anziane che vivono in strutture residenziali, e più di 230.000 di queste non sono autosufficienti. Questa è la fotografia dello stato attuale. C'è il pianeta della non autosufficienza. Abbiamo visto, oggi sono 2.900.000, nel 2030 saranno 5 milioni, probabilmente questo è un dato sottostimato perché in realtà sono molti di più, perché noi non consideriamo mai, noi consideriamo sempre le disabilità mediche, legate a cause mediche, ma non consideriamo, consideriamo poco le limitazioni funzionali connesse alla patologia psichiatrica che spesso non è diagnosticata, o semplicemente al disagio sociale che comunque crea dipendenze e disabilità, anche se non è considerata una malattia. E per questo noi sottovalutiamo molto il numero delle persone che non sono autosufficienti o sono scarsamente autosufficienti. E chiaramente questo numero incrementerà man mano che crescerà l'età media. E soprattutto c'è un altro problema, tra i tanti problemi, che si ridurranno progressivamente il numero delle persone in età utile per dare aiuto. Perché se invecchiamo tutti, chi darà aiuto alle persone più anziane? Persone che invecchieranno con loro e invecchieranno anche male, fra l'altro. Quali bisogni? I bisogni sono immensi. Gli anziani non autosufficienti hanno molte limitazioni funzionali, la perdita grave o completa dell'autonomia, cioè l'incapacità di mangiare, l'incapacità di andare in bagno, l'incapacità di mettersi a letto da soli, l'incapacità di vestirsi da soli, che sono le cosiddette funzioni basali dell'attività quotidiana, sono spesso fortemente compromesse, quindi vuol dire che ci deve essere una persona 24 ore su 24 spesso che deve badare a questa persona. Però ci sono anche le cosiddette limitazioni dell'attività strumentali, che sono altre forme di disabilità, che sono più subdole, cioè la capacità di utilizzare strumenti, il telefonino, il bancomat, tutti gli aggeggi per aprire i cancelli, tutte le diavolerie elettroniche che oggi ci sono, che sembrano semplicissime a utilizzare, ma che per un anziano non sono affatto semplici. Queste sono le disabilità strumentali che creano dipendenza, creano disagio, creano paura. Soprattutto nelle persone che sono da sole o che hanno una rete familiare non adeguata. Non adeguata, riuscite a capire che cosa voglio dire, persone che hanno scarsi aiuti. E questo rischia di emarginarle, di confinarle, di isolarle, di far sì che queste persone abbiano, si curino di meno, non abbiano nessuno che segue le loro terapie, mangino male, abbiano un'alimentazione non adeguata, monotona, e quindi con perdita della forza, con perdita delle capacità funzionali, con il rischio delle cadute, con il rischio che quando cadono nessuno li raccolga o vengano soccorsi tardi, male. E poi ci sono anche le persone che si approfittano di queste sensazioni, situazioni di disagio, la spoliazione economica. Ho letto l'altro giorno una cose tremende di figli o parenti che vanno dai genitori anziani e pretendono i soldi o l'eredità subito. Ci sono delle violenze psicologiche sugli anziani che non sono, che sono nascoste, che non sono rivelate e che le forze dell'ordine conoscono, ma che noi medici, per esempio, conosciamo soltanto quando le persone ce le confessano, ma dopo molto, molto tempo, perché poi c'è la paura,
la vergogna di rivelare certi tipi di difficoltà, ma sono difficoltà che non fanno altro che peggiorare la qualità di vita. Torniamo all'argomento, mi scuso se sono un po' prolisso, ma penso che sia un po' per far capire un po' il mondo in cui noi ci muoviamo. Differenza ultraottantenni percentuale dal 2002 al 2019 passano dal 4,45 al 7%, le donne sono più numerose degli uomini in questa fascia di età, il picco del fenomeno l'avremo nel 2045-2050, nel 2080 avremo il picco massimo degli ultraottantenni, quindi avremo tantissimi ultra novantenni, centenari, ultracentenari, di cui non sappiamo nulla, di come vivranno e di chi baderà a loro. Quindi i bisogni sono destinati a crescere in maniera inarrestabile. E allora qui sorge la domanda: ma i nostri sistemi sociali, previdenziali, economici, finanziari saranno in grado di sostenere tutta questa spesa? Quanto costa la cronicità? Soggetti sopra i 65 anni, oltre il 50% della spesa dei ricoveri ospedalieri alla loro, oltre il 60% della spesa territoriale è per loro. Le cure a lungo termine sono oggi assicurate per quei 2.990.000 anziani, che non sono tutti coperti bene, perché chiaramente non è che la copertura dei loro bisogni è ottimale. E c'è un problema che poi si riallaccerà a quello che dirà certamente la professoressa Fili, che le esigenze della cura a lungo termine copre e spiazza le risorse di tutte le altre risorse, quindi il sistema sanitario, quelle che non copre il sistema sanitario nazionale li copre l'INPS, le coprono i servizi sociali dei comuni, le coprono gli enti locali, in qualche modo si coprono. Noi pensiamo ai farmaci, sicuramente la spesa farmacologica aumenta, aumentano le classi di età, è evidente. Voi vedete, questo è un rapporto della OSMED, che è un rapporto nazionale che ogni anno ci dà in dettaglio la spesa farmacologica degli anziani e non anziani tutti gli anni. Vediamo che verdi sono gli uomini, violetto sono le donne, le varie fasce di età, ma man mano che si procede aumenta la spesa sanitaria. Si spendono all'incirca 660 euro a testa in media per i farmaci. Vedete che nell'arco di un anno, dal 2018 al 2019, la spesa è aumentata già del 3%. Ci sono anche tanti farmaci nuovi, molto costosi, pensiamo agli anticoagulanti nuovi, cioè sono farmaci costosi, quindi in un anno già la spesa per i farmaci è aumentata del 3%. Costi della non autosufficienza. Noi ci lamentiamo che costa tanto e che spendiamo tanto come Stato, ma se andiamo a vedere quanto spendiamo noi rispetto agli altri paesi d'Europa, noi spendiamo la metà. Cioè facciamo tanto, perché la vita media degli italiani è molto alta, è tra le più alte d'Europa, e tutto sommato le loro condizioni di salute sono decisamente buone. Lo facciamo spendendo la metà di quello che si spende in Inghilterra, in Germania o in Francia, che hanno molte più risorse di noi e che spendono molte più risorse di noi nei servizi sanitari. Notate bene che c'è la spesa pubblica e c'è anche la spesa personale delle famiglie, che da noi tutto sommato non è nemmeno tanto, perché i servizi sociali o sanitari coprono abbastanza bene le esigenze. Questi sono i costi della disabilità in Italia nel 2017, sono dati del Ministero della Salute recenti dell'Istat, si spendono 31 miliardi di euro per la disabilità, che sono pari all'1,8% del PIL. Poco, tanto, tutto da discutere. Quali sono i punti di forza del nostro sistema? Perché ci sono punti di forza, sono innegabili nella cura degli anziani. Allora, non dimentichiamoci mai che il sistema sanitario nazionale italiano è uno dei migliori del mondo. Punto. Non si discute.
nessuno lo discute, persino i tedeschi l'altro giorno hanno dovuto ammettere che noi stiamo facendo meglio di loro, e che un tedesco ammetta che gli italiani facciano bene vuol dire che è innegabile. Quindi il nostro sistema funziona, ha tanti problemi, ma funziona bene. E perché funziona bene? Perché è stato concepito come un sistema che dà assistenza sanitaria a tutti, di qualsiasi età e di qualsiasi fascia sociale. Tutti vengono coperti dal sistema sanitario nazionale. È chiaro che la spesa è sempre insufficiente, non ci sono mai soldi, ovviamente, però la spesa non è poca. In Italia c'è un altro punto di forza che è sconosciuto in altri paesi europei, il numero di badanti. 1 milione di badanti, di cui il 60% sono irregolari, vabbè, ma ci sono e fanno tanto. Il problema è che bisognerebbe professionalizzarle, ma come si fa? Le famiglie hanno un ruolo fondamentale nella gestione delle persone anziane in Italia, dove tante persone vivono a casa, e le famiglie fanno un gran lavoro perché lavorano in un contesto di una grandissima frammentazione istituzionale, perché danno soldi, hanno disponibilità di spesa, hanno disponibilità di adattamento, di auto-organizzazione, di cucire i frammenti, di poterli mettere insieme, addirittura di sviluppare nuove competenze, di diventare caregiver quando caregiver non sono le persone. E poi ci sono le istituzioni che non è che facciano poco, perché l'INPS, i servizi sanitari nazionali, i comuni, e gli erogatori privati, il terzo settore, fanno tantissimo e hanno anche grande capacità di iniziativa, perché c'è una cultura del rispetto, una cultura dell'assistenza che in Italia è ancora ottima rispetto a quella di altri paesi. Però dopo ci sono i punti dolenti. Quali sono i punti dolenti dell'assistenza? Sono innanzitutto la frammentazione istituzionale e organizzativa. Ci sono 20 regioni, ognuna fa per conto suo, non c'è un sistema unitario responsabile che è capace di sviluppare politiche organiche coordinate di sistema, non c'è un coordinamento dell'assistenza legata ai bisogni, il sistema è confuso, è disperso, le persone si perdono, non sanno dove andare, non sanno a chi rivolgersi. E quando il sistema è confuso e disperso, i più svantaggiati stanno indietro, e questo genera iniquità e genera un difficile accesso proprio alle persone che sono più bisognose di cure. Quindi la dispersione, la confusione li lascia indietro. C'è una bassa disponibilità delle RSA, dei servizi domiciliari, rispetto a una popolazione che è sempre più fragile e in crescita. I servizi non sono coperti dappertutto nello stesso modo, ci sono grandissime differenze tra regione e regione, ci sono grandissime differenze nell'ambito di una regione, pensate anche al Friuli Venezia Giulia, all'ambiente cittadino urbano, Trieste, Udine, rispetto alla bassa friulana o rispetto alla Carnia. Ci sono grandi differenze, in meglio, in peggio, dipende, a macchia di leopardo a volte, però ci sono coperture non uniformi. Nell'Alto Pordenonese è mancata la guardia medica per vari giorni, pochi giorni fa. E questo è un grosso problema, perché poi uno che fa? Prende e porta in pronto soccorso. I bassi redditi, la precarietà abitativa, le persone che vivono in ambiente assolutamente disagiato, con temperature ambientali bassissime, perché poi adesso aumenteranno anche le bollette, non sapremo come fare. La precarietà abitativa, l'assenza di valutazione di quelli che sono i sussidi, chi è che sa dove vanno a finire e come vengono poi utilizzati. E poi ci sono i problemi legati al nostro mondo, che è il mondo medico, che è quello che non siamo in grado di valutare bene la fragilità, e quindi non siamo in grado spesso di inviare i più bisognosi verso i servizi più complessi. Non ci sono specialisti che si occupano di anziani, e io lo so perché dirigo una scuola di specializzazione in geriatria, e lo posso dire senza timore di essere smentito, che i pochi specialisti che specializziamo vengono utilizzati male,
perché vanno a finire tutti negli ospedali, dovrebbero invece stare nei territori. I medici in medicina generale fanno quello che possono, poveracci, perché si prendono i bisogni sanitari, i bisogni sociali, spesso fanno confusione tra loro anche perché i servizi sono diversi, ci sarebbe bisogno di un infermiere di famiglia che li possa aiutare, ci sarebbe bisogno di specialisti geriatri che li aiutino, ci sarebbe bisogno di figure professionali per l'assistenza, tipo badanti ma preparate dal punto di vista tecnico, dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista dei primi rudimenti nutrizionali, per esempio, no? Dare sempre la stessa pappa tutti i giorni. E dal punto di vista anche relazionale, però, chi potrà educare, formare professionalmente queste persone? La telemedicina, sì, ma è scarsamente utilizzata. Le cure domiciliari, sì, ci sono, però sono di basso livello, di bassa intensità, quindi si occupano di persone più gravi, ma il livello assistenziale è piuttosto basso. E quindi che cosa ci vorrebbe? Ci vorrebbe un aumento dei servizi domiciliari, più capillare, più diffuso, più preparato, più intenso, cioè più pronto a fronteggiare situazioni cliniche complesse, senza per questo la prima linea di febbre o la prima tosse o al primo episodio così poco chiaro prendere e portare in pronto soccorso. Quindi la cura domiciliare dovrebbe essere la cura migliore. Bisognerebbe promuovere le forme di social housing, cioè mettere le persone tutte insieme, ricreare quello che adesso è stato perso, la comunità tipo del paese, no? Mettere le persone anziane tutte non in un RSA, ma in una sorta di comunità con i servizi comuni, dove possano vivere da soli con la loro privacy, però utilizzando servizi comuni, una persona che va a fare la spesa, una persona che si occupa dell'impianto elettrico, una persona che gli sintonizza il televisore, tanto per dire, che sembrano stupidaggini, ma non sono stupidaggini. Ci vorrebbe un sistema di assistenza in remoto con la telemedicina vero, ben fatto, un sistema che dia supporto alle famiglie, dia consigli, dia suggerimenti, dia aiuto alle persone che hanno bisogno di aiuto, perché i caregivers poi avranno bisogno di aiuto essi stessi, chiaramente coordinando medici, medicina generale, territorio, ospedale, e aiutando le persone anche a muoversi, a non stare in casa. Perché se noi non abbiamo tutte queste strutture, il fatto che ci sia una carenza di strutture comporta un sovraccarico di chi? Del sistema sanitario nazionale, perché la soluzione migliore è prendere e portare in pronto soccorso. E quindi noi non riusciamo né a prevenire le riacutizzazioni e gli aggravamenti che poi portano in pronto soccorso e in ospedale queste persone, dove chiaramente il loro destino spesso è segnato, perché poi dall'ospedale si fa presto andare in una casa di riposo. Quali sono le proposte del Ministero della Sanità? Sicuramente l'introduzione della valutazione multidimensionale, che è una delle caratteristiche dei geriatri, che è quella di valutare la persona non solo per i suoi bisogni sanitari, ma anche per i suoi bisogni socioassistenziali, strutturali, economici, sapere dove vive, con chi vive, chi si occupa di cure, chi si occupa di comprargli da mangiare, chi cucina, cioè con che soldi si compra, chi gli va a fare la spesa. Sono argomenti che uno dice: ma tu sei un medico, che ti interessi di queste cose? Certo che mi interesso di queste cose, perché se noi non ci interessiamo di queste cose non riusciamo a curare queste persone. Potenziando le cure domiciliari e la residenzialità assistita, bisognerebbe attivare l'infermiere di famiglia, bisognerebbe potenziare i centri diurni per le persone con demenza, bisognerebbe controllare se i soldi che vengono erogati, a volte sono anche tanti, vengono spesi bene. Bisognerebbe utilizzare più specialisti messi a fare le cose giuste, e bisognerebbe anche negli ospedali fare delle piccoli teams che si occupano sin dall'ingresso del pronto soccorso delle persone anziane e le seguono in percorsi ben fatti all'interno dell'ospedale.
gestione domiciliare dei pazienti cronici è il segreto, è quello che dovremmo fare, però è la cosa più difficile, perché poi chi va a curare, chi segue questi pazienti a casa? Sarebbe la soluzione migliore tenere le proprie persone, le persone, i propri cari a casa e poterli curare lì, perché questo migliora la qualità della vita, riduce le riacutizzazioni, riduce la mortalità, riduce le ospedalizzazioni. Però per far questo c'è bisogno di un team, di un sistema che funzioni. Cioè il medico di medicina generale deve essere collegato col territorio, con medici del territorio, e questi collegati ai medici ospedalieri, in modo tale che la stessa persona possa essere gestita in maniera unitaria. Ci dovrebbero essere ruoli ben definiti, chi fa che cosa e quando. Chiaramente per fare questo con i supporti tecnologici. E concludo. La tecnologia ci aiuta? Sì che ci aiuta, come no? La tecnologia ci aiuta moltissimo, perché con il Covid abbiamo scoperto improvvisamente i benefici della telemedicina, che sono stati usati, che è stata usata anche bene, ma che ha mostrato anche tante carenze e tante difficoltà. Tutti i monitoraggi in remoto, l'assistenza sanitaria come la telemedicina, la teleassistenza, la telesorveglianza, la biorobotica, le grandi banche dati, l'intelligenza artificiale, la medicina di precisione. C'è tutto un mondo che si sta muovendo, ipertecnologico, dietro alla persona anziana. Qual è però il problema? È che ha dei limiti la tecnologia, perché proprio le persone che dovrebbero più usufruirne, gli anziani, sono più restie a utilizzarla. Cioè, date un palmare o un cellulare a una persona ultra ottantenne che non l'ha mai usata, non è facile. Gli stessi familiari hanno difficoltà, il medico di medicina generale lo guarda con sospetto, anche perché per fare la telemedicina c'è bisogno di spazi, di tecnologie, di qualcuno che ti sistema la telecamera, il microfono, il computer. Ci vuole tempo, il tempo va retribuito, sia degli infermieri che dei medici. I costi sono elevati, non si sa quando utilizzarla bene, quando è efficace, e poi ci sono i problemi etici, legali, di privacy, tutta una serie di problematiche che non vi sto a dire, però che rendono le tecnologie utili, ma saranno forse più utili in futuro se ben organizzate, ma in questo momento hanno mostrato utilità ma anche tanti limiti. Arrivano i soldi dell'Europa, arriva il PNRR, sono 33,5 miliardi di finanziamento, 3 miliardi andranno al potenziamento sulla carta dell'assistenza domiciliare, 300 milioni riconvertono l'RSA in appartamenti autonomi attrezzati per anziani con disabilità, si incentiva la presa in carico dei servizi sociali, si usano i servizi territoriali per socializzare, per migliorare l'assistenza a domicilio. È prevista addirittura una legge di riforma, che sarebbe la prima dopo 30 anni, per riformare l'assistenza agli anziani autosufficienti entro la fine della legislatura, dicono, se no l'Europa ci tira via i soldi. Vedremo. Vedremo se queste cose saranno fatte. Concludo veramente. Abbiamo visto quali problemi ci sono. E allora che possiamo fare, oltre che migliorare i servizi? Dobbiamo prevenire, cioè dobbiamo arrivare all'età avanzata, perché ci arriveremo, grazie a Dio, in buone condizioni di salute. Cioè dovremo evitare la disabilità. Per evitare la disabilità dobbiamo cominciare a pensarci quando siamo bambini. Dobbiamo pensare che vivremo 90 anni e dovremo vivere bene. E allora è nato il concetto dell'invecchiamento attivo, cioè del vedere l'età avanzata da un altro punto di vista. Cioè una diversa concezione dell'invecchiamento che promuove il mantenimento delle capacità che non sono solo fisiche, cioè il tono muscolare, la possibilità di non cadere, di non fratturarsi, ma le capacità intellettive, lavorative, sociali, in modo tale che l'anziano non sia più visto come un problema, ma una risorsa. E le politiche di invecchiamento attivo a che cosa servono? Servono sicuramente a far sì che si invecchi meglio, ma per fare questo bisogna che la scelta sia individuale, ognuno di noi lo scelga già dalla giovane età, lo faccia precocemente, si metta a fare
attività sociale, mantenga un'attività sociale, attività fisica, una nutrizione adeguata, non beva troppo, non fumi, arricchisca la sua rete di relazione sociale, le mantenga, mantenga gli interessi, vada in giro, faccia le gite sociali, vada a vedere musei, legga, vada al cinema, vada a teatro. Sembrano cose stupide, ma in realtà sono quelle che poi alla fine migliorano la qualità della vita. Però per fare questo ci vuole l'equità sociale, ci vuole la disponibilità dei servizi efficienti, la partecipazione di tutti, il supporto sociale, soprattutto per le persone più in difficoltà. E concludo con questo: siamo in una regione fortunata da questo punto di vista, perché la regione Friuli Venezia Giulia è stata la prima regione in Italia, se non fra le prime, a dotarsi di una legge regionale nel 2014 sull'invecchiamento attivo. È una legge talmente bella, talmente fatta bene, che insomma ha fatto anche un po' scuola in Europa addirittura. È una legge veramente bellissima, c'è tutto quello che ci dovrebbe essere su come favorire un invecchiamento in salute. E vi ho messo anche il link al portale invecchiamento attivo della Regione Friuli Venezia Giulia, dove ci sono una marea di informazioni sui servizi, sulle iniziative, sulle strutture, sui trasporti, sulla accessibilità dei servizi, tutte cose che trovate tranquillamente in internet, in un portale regionale che è veramente ben fatto, con tutte iniziative anche culturali su questo. Quindi questo, diciamo, un po' è la speranza per il futuro. Ci stiamo muovendo tutti verso un futuro che sì, ci porterà una grande longevità verosimilmente, e speriamo anche una longevità in pieno benessere psicofisico per gli anni che la biologia ci concederà. Scusate se sono andato troppo in là, vi ringrazio. Ma io ti ho ascoltato con grandissimo piacere, quindi veramente grazie per questa bella esposizione, credo che sia piaciuta a tutti. Io sono Valeria Filì e faccio parte, insieme al collega Alessandro Cavarape, del gruppo sull'invecchiamento attivo. I nostri interventi si incastrano perfettamente, perché proprio in questo gruppo noi ormai abbiamo tra l'altro imparato a conoscerci, a sintonizzarci e a capire, seppur con un'iniziale difficoltà e diffidenza dovuta al fatto che tutti gli universitari pensano che il loro micromondo sia l'unico mondo, a capire che è importante il dialogo con i colleghi e con le altre discipline. Quindi proprio questa logica di interdisciplinarietà che ci caratterizza è la nostra forza, perché poi ciascuno impara dall'altro, quindi quello che noi poi spieghiamo agli altri dobbiamo applicarlo, e secondo me stiamo cominciando direttamente in prima persona ad applicarlo. Anch'io ringrazio per l'invito gli organizzatori, quindi ringrazio l'assessora del Comune di Gorizia per ospitarci in questo bel teatro, ringrazio la collega Pocecco per l'introduzione e poi la nostra dottoressa Alessandra Missana, che con grande lavoro, grande pazienza, sempre grande entusiasmo riesce a poi dare concretezza a tutta una serie di idee che possono giungere da più persone, ma se poi non c'è qualcuno che materialmente il lavoro lo fa, le idee non si concretizzano. Allora, il profilo, giusto per farvi capire come poi i temi sono tutti a incastro, ho messo semplicemente così un po' di loghi, perché anch'io nell'Università di Udine faccio parte di progettazioni diverse, ma che poi alla fine hanno un fil rouge che le lega, perché oltre a essere nel gruppo dell'invecchiamento attivo, e ricordiamo che il nostro grande capo è il professor Gianluca Tell, sempre del Dipartimento di Area Medica, che è stato l'anima, devo dire, così ispiratrice e anche promotrice, perché è quello che ci ha poi tenuto insieme e che anche qui ci tira, perché ogni tanto poi bisogna anche che qualcuno il carretto lo tiri.
Oltre a questo gruppo che sta dando prova di grandi attività, volevo farvi capire come poi siamo tutti a intersezioni, per cui io sono una giuslavorista, quindi io sono una giurista che si occupa di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, e faccio parte del laboratorio lavoro che c'è nel Dipartimento di Scienze Giuridiche, quindi anche qui i nostri studi hanno poi un contenitore di progettazione che si interseca anche con altri colleghi e colleghe di altre discipline privatistiche, addirittura economiche, quindi una rete e un tessuto. Inoltre io ho l'onore anche quest'anno di essere delegata del Rettore per le Pari Opportunità e presidente del CUG, e questo è importante perché il discorso della pari opportunità, la questione di genere, di cui anche il professor Cavarapa è esperto, perché non ha avuto modo di dirlo, ma c'è una differenza di genere anche nell'invecchiamento, cioè le signore anziane, i signori anziani invecchiano in modo diverso, le patologie sono diverse, il professor Cavarapa ce l'ha spiegato più volte, quindi anche la prospettiva di genere è una prospettiva importante, la prospettiva dell'inclusione. Ho messo il nostro logo UniUD inclusiva perché ormai l'Università di Udine ha questa ambizione di farsi portatrice di tutte queste iniziative che hanno lo scopo di promuovere la gender equality, cioè la parità di genere, ma anche in generale l'inclusione delle diversità, e tra le diversità c'è senz'altro quella dell'età. Quindi sono tutti temi che si collegano, e per uno sviluppo sostenibile noi infatti dobbiamo guardare i vari aspetti, cioè abbiamo una responsabilità che riguarda l'ambiente, per cui sicuramente quando parliamo di sostenibilità parliamo di ambiente, ma l'ambiente è legato alla responsabilità economica, perché le nostre scelte economiche hanno una ricaduta ambientale, e poi tutto questo ha delle ricadute sociali, per cui la responsabilità sociale, che è una responsabilità che riguarda la nostra generazione, come è stato detto prima, la generazione più anziana, perché noi abbiamo una responsabilità verso i più anziani, ma non dimentichiamoci che abbiamo un'enorme responsabilità verso i nostri figli. Quindi la nostra più grande, secondo me, responsabilità, come ci ricorda Greta ogni giorno, è quella verso le future generazioni. Per cui tutti questi sono temi ovviamente che si incastrano, e il discorso del welfare è un discorso che in qualche modo tiene tanto insieme. Il professor Cavarapa vi ha parlato del welfare declinato come servizio sanitario nazionale prevalentemente, ma in ogni caso ha parlato anche di servizi sociali, perché è impossibile parlare di un pezzetto del welfare. Il welfare è un insieme, è una rete di connessioni, quindi non sono servizi autonomi, totalmente autonomi come delle monadi, ma tutto insomma fa parte di una rete che ottiene o vedremo fa difficoltà a tenere. Welfare, la nostra Repubblica ha un welfare forte perché la nostra Costituzione che vuole un welfare forte. Il nostro è un welfare state per Costituzione. Ecco perché siamo diversi da altri paesi, perché nel nostro sistema costituzionale l'idea dello Stato sociale è fondante. Abbiamo un articolo della Costituzione, che è l'articolo 38, che fonda lo Stato sociale. Quindi non potremo prendere, salvo inadempimenti costituzionali, derive stile americano, perché nel nostro DNA costituzionale c'è l'idea dello Stato sociale, che in qualche modo vi ha anticipato il professor Cavarapa, dandovi già tutta una serie di indicazioni che io adesso sistemerò, semplicemente perché come giurista ho una prospettiva un po' diversa. E allora, il professor Cavarapa prima vi ha detto il nostro Servizio Sanitario Nazionale è uno dei migliori. È uno dei migliori e dobbiamo esserne fieri, e il nostro Servizio Sanitario Nazionale è un servizio che aiuta tutti, non guarda in faccia nessuno. Certo, si potrebbe dire però c'è tutto il sistema privato, sì è vero, c'è anche il sistema privato, ma il sistema pubblico c'è, con le pecche delle differenze regionali, quindi di un divario regionale, ma il sistema pubblico c'è, e ci sono i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. E questo perché? Perché nella nostra Costituzione, all'articolo 38, noi abbiamo proprio il concetto di previdenza e di assistenza sociale, in particolare di assistenza sociale. Noi troviamo anche in altri paesi
una logica universalistica, ma non sempre si sposa, come in Italia, con questa sinergia tra il sistema dell'assistenza e il sistema della previdenza. In ogni caso, l'idea che è nata, e non è nata in Italia, ma è nata addirittura in Inghilterra nel 1942, è stata un'idea di cui si è fatto portatore il famoso barone Lord William Beveridge, che nel 1942, in piena Seconda Guerra Mondiale, partorisce quello che viene chiamato il piano Beveridge, il rapporto Beveridge, che poi verrà attuato nel 1945, in cui si fa proprio strada l'idea di una assistenza sanitaria per tutti. Un'idea innovativa per l'epoca, che noi in Italia però inseriamo nella nostra Costituzione. Quindi l'idea di Lord Beveridge è quello che il welfare deve assistere una persona dalla culla alla tomba, da quando nasce a quando muore. Poi in Inghilterra con la Thatcher hanno distrutto quasi tutto, per cui in realtà il sistema sanitario inglese adesso è pessimo, proprio perché durante il periodo thatcheriano hanno demolito con l'accetta quello che era stato fatto da Beveridge. Noi no, noi abbiamo mantenuto l'idea di un sistema che dalla culla alla tomba in qualche modo ti protegge, ed è l'idea di welfare che noi abbiamo. Un'idea di welfare però, ripeto, che nel nostro paese ha due anime, perché l'articolo 38 della Costituzione ha due anime, e in maniera molto semplice, ma soltanto per chiarirvi concetti che spesso sono confusi, c'è una profonda differenza tra assistenza e previdenza. Una profonda differenza perché? Perché quando noi parliamo di assistenza, parliamo di servizi che devono essere garantiti a tutti. La nostra Costituzione parla di cittadini. In realtà l'interpretazione poi che viene data è non solo i cittadini, potrebbero essere anche non cittadini, ma con determinate caratteristiche, per esempio di lunga, diciamo, residenza. Tant'è che tutta una serie di servizi sono garantiti anche ai non cittadini che hanno però una certa residenza sul territorio o dei permessi di soggiorno. Ma addirittura le cure essenziali sono garantite a tutti, anche ai non cittadini, anche irregolari, proprio perché nella nostra logica i servizi essenziali devono essere garantiti alle persone. In ogni caso, il concetto di assistenza, che quindi nella Costituzione viene, ripeto, destinato ai cittadini, ma il cui concetto è stato ampliato, è l'idea di garantire un minimo vitale a tutti. E quindi il concetto di assistenza fa leva un finanziamento che deriva essenzialmente dalla fiscalità generale. Quindi quando parliamo di assistenza, noi stiamo parlando di servizi e di prestazioni che vengono garantite ai soggetti in stato di bisogno tramite i soldi recuperati dalle tasse, fondamentalmente la fiscalità generale. Però questi soggetti devono avere dei bisogni che lo Stato deve riconoscere, quindi c'è una normazione, quindi c'è un'attività legislativa che va a riconoscere determinati bisogni, e i soggetti coinvolti devono dimostrare lo stato di bisogno. Tant'è che per qualunque prestazione di tipo assistenziale, la cosa che sicuramente viene chiesta è l'ISEE, che certifica lo stato di bisogno. Altro è invece la previdenza, perché la previdenza invece riguarda i lavoratori. La previdenza c'è dove c'è stato lavoro. Dove c'è lavoro, c'è previdenza. Ci deve essere lavoro e ci deve essere il versamento di una contribuzione. Perché la previdenza si regge principalmente, ma non solo, ma principalmente, sui versamenti contributivi. E allora qui i destinatari della tutela, delle prestazioni, sono i lavoratori e le lavoratrici, subordinate, autonome, parasubordinate, non entriamo nel dettaglio, coloro che hanno versato la contribuzione. Quindi il finanziamento è un finanziamento prevalentemente diverso. In questo caso però la condizione per accedere alla prestazione non è il dimostrare lo stato di bisogno effettivo,
non devo dimostrare l'ISEE, non devo dimostrare di essere povero per poter accedere a quella prestazione, perché i bisogni sono presunti, sono previsti dalla legge. Andare in pensione, io dimostrerò di avere i requisiti anagrafici, i requisiti contributivi, non devo dimostrare lo stato di bisogno. Perché? Perché lo stato di bisogno è presunto, perché al compimento di una certa età anagrafica è lo Stato che presume che quel soggetto ha bisogno. E così la maternità, e così la disoccupazione, e così via. Quindi questo è un sono concetti quindi molto diversi, ma tutto questo fa parte del welfare. Naturalmente abbiamo detto che c'è il problema finanziario, perché tutto quello che è nell'area dell'assistenza e della previdenza necessita di soldi che non crescono sugli alberi, e quindi dobbiamo appunto attingere al finanziamento. Ripeto, le tasse sicuramente, il prelievo fiscale è essenziale, e teniamo in considerazione un aspetto, che il prelievo fiscale sicuramente va ad alimentarmi l'assistenza, ma quando serve il prelievo fiscale alimenta anche la previdenza. Perché? Perché molte volte i soldi non bastano, e quindi, trattandosi di un unico grande salvadanaio in realtà, che è lo Stato, che utilizza poi gli enti previdenziali, principalmente l'INPS, ma i vasi sono comunicanti, quando da una parte non ci sono abbastanza soldi vengono spostati. Per cui, per alimentare le prestazioni previdenziali, a volte ci sono le iniezioni di risorse da parte dello Stato. Basta pensare a quello che è successo adesso nel periodo Covid. Gli ammortizzatori sociali, che sono un esempio tipico di previdenza, sono stati finanziati tramite fondi dello Stato, che sono fondi che non derivano dalla contribuzione. Quindi in realtà è dal prelievo fiscale, dalle casse dello Stato, che si sono alimentati anche, prestazioni che sarebbero tipiche dell'area previdenziale. Quindi il sistema è un sistema a vasi comunicanti. Ci sono delle regole, ma le regole molto spesso poi saltano, specie nei casi di bisogno. Chiaramente la contribuzione però è quella su cui si basa molto del sistema previdenziale. Quindi IMSS e INAIL giocano molto sul sistema contributivo, perché è lì che si fonda principalmente l'apporto di risorse finanziarie. Ma ripeto, basti pensare al calcolo delle pensioni col sistema retributivo e non contributivo, e nel sistema retributivo una fetta della pensione, non essendo calcolata soltanto sui contributi, chiaramente attinge a risorse che non sono le risorse che il soggetto si è messo via nel corso del tempo. Quindi è un sistema molto complesso ed è un sistema difficile da razionalizzare. In tutto questo ragionamento sul welfare e la sostenibilità del welfare, abbiamo un problema, che è il problema di cui ci ha parlato prima il professor Cavarape, cioè il problema dell'invecchiamento. Il problema dell'invecchiamento, che è un bel problema parlarne, perché, come ha detto Alessandro prima, possiamo chiamarla longevità, dobbiamo essere contenti che viviamo di più, però certamente in un welfare già così complesso, già così articolato, che io ho molto semplificato, ma che, per farvi capire, è difficile riformare per gli intrecci che ci sono, perché dove tocco da una parte poi devo toccare anche dall'altra, quindi è chiaro che è un sistema con difficile stabilità. Il problema o la fortuna della longevità incide pesantemente. Il professor Cavarape prima vi ha dato tanti numeri, io non ve li do perché sono una giurista e non mi interessa darveli, e ognuno fa il suo mestiere, e però i numeri ve li abbiamo dati prima. Quello che conta è che la popolazione anziana sta aumentando, e fin qua tutto bene, abbiamo detto, seppure con tutte le problematiche di cui ha parlato Alessandro, però possiamo dire, dobbiamo essere contenti, dobbiamo guardare comunque con entusiasmo anche all'idea che ci saranno più nonni, però ci saranno pochi nipoti. E il fungo di cui parlava prima il professor Cavarape l'avevo messo anch'io, perché la piramide dell'età è un classico per chi si occupa di materie previdenzialistiche, assistenzialistiche. Io guardo questo aspetto proprio, l'aspetto che i pochi nati e i pochi giovani, con i loro contributi,
ce la faranno a pagare le pensioni delle persone che sono che sono appena andate in pensione o che sono da tanto tempo in pensione? Cioè, com'è possibile sostenere tramite un fungo e non una piramide un sistema previdenziale che vede una popolazione anziana sempre più corposa? E questa è la grande domanda. Questa è la grande domanda perché il nostro sistema è un sistema a ripartizione, e che significa che con i contributi delle persone che lavorano paghiamo le pensioni delle persone in pensione. Questo tipo di meccanismo, che per tanti motivi che conosce molto meglio il professor Stefano Miani, che è in sala e che si occupa di questa materia, per tanti motivi è stato scelto questo sistema a ripartizione, abbandonando quello che una volta avevamo, che era un sistema a capitalizzazione, che è tipico per esempio di molti fondi, delle casse private. Quindi esiste in alcune situazioni ancora un sistema a capitalizzazione in cui ciascuno mette i suoi soldini in un ipotetico cassetto e poi un domani li scongela. Ma il sistema attuale è un sistema invece che si fonda su un altro meccanismo, che è quello del flusso di denaro, un sistema a ripartizione. Per cui se ci sono pochi giovani e poche persone che pagano i contributi, è chiaro che si porrà sempre di più, in maniera sempre più forte, il problema della sostenibilità del nostro welfare. E allora, chiaramente ho banalizzato molto concetti molto difficili, però spero di aver fatto arrivare il messaggio. Il messaggio è che quella solidarietà tra generazioni, vecchie e giovani, su cui si è fondato il nostro sistema, è messa in crisi. Perché la solidarietà tra generazioni si basa sull'idea che io pago le pensioni a te, ma un domani ci sarà qualcuno che pagherà le pensioni a me. E se però manca quest'ultimo passaggio, è chiaro che la solidarietà viene meno, si spezza, perché si creano poi anche meccanismi di sfiducia nella popolazione, senza considerare che qua entra in gioco tutta la problematica, che non possiamo dimenticare, delle difficoltà dei giovani di collocarsi nel mercato del lavoro, di collocarsi nel mercato del lavoro con un posto che in qualche modo dia una certa sicurezza, che dia una certa continuità contributiva e che consenta quindi ai giovani di costruirsi un futuro contributivo e di pagare i contributi per le persone che sono in pensione. Quindi il mercato del lavoro, così frammentato, con tutti i problemi che oggi vive per tanti motivi, anche per le trasformazioni tecnologiche, contribuisce ad accentuare questa difficoltà di sostenere un welfare pesante, perché i giovani non solo sono pochi, ma spesso sono precari, se non disoccupati, hanno attività di lavoro discontinue, non vedono con fiducia un futuro e quindi molte volte accettano di svolgere attività di lavoro, diciamo, in nero, nel mercato parallelo, che in Italia è molto forte, cioè il sommerso. Tant'è che è pacifico che proprio la sfiducia, e c'è un problema di comunicazione, un problema di cultura, ma la sfiducia che si crea nei giovani nei confronti di una pensione per il futuro alimenta la propensione dei giovani ad accettare una serie di lavoretti precari che magari prevedano proprio anche una quota in nero, non regolare, perché si dice meglio subito, pochi maledetti e subito, piuttosto che un versamento a un INPS che chissà domani se mi darà qualcosa. Quindi molte volte il lavoro nero è voluto anche dal lavoratore o dalla lavoratrice. Tra l'altro adesso, con le pensioni calcolate col metodo contributivo, lo sappiamo, le pensioni saranno così basse che effettivamente in molti casi, se i lavoratori si fanno due conti, quasi quasi conviene lavorare non in maniera regolare, mettere via i soldini in qualche altro modo e gestirsi autonomamente. Questi purtroppo sono tutti calcoli che le persone si fanno. Quindi aver creato questo senso di sfiducia con le ultime riforme ha aumentato una scarsa propensione di molti e di molte a avere attività di lavoro regolare. Naturalmente le scelte che un legislatore può fare davanti a questi problemi sono molte, quindi
la politica del diritto poi dipende dagli orientamenti del momento e varia. Molte strade sono percorribili parallelamente, cioè si può agire su più leve per ottenere dei risultati che sono dei risultati in qualche modo sinergici. Quindi io posso utilizzare più politiche che vanno però a puntare tutte verso un unico obiettivo, oppure, come spesso accade, punto su politiche un po' a casaccio, per cui certe volte creo delle distorsioni o delle disfunzioni del sistema, per cui metto in atto azioni diverse e contrastanti tra loro. Naturalmente le politiche, quando parliamo di sostenibilità del welfare, e le scelte possono essere quindi molte, dobbiamo però pensare alle ricadute. E il legislatore in qualche modo ci ha pensato. Allora, innanzitutto, una prima leva che è stata utilizzata per molti anni, ma che adesso non è più utilizzata, quantomeno per il lavoro subordinato, ma viene utilizzata per il lavoro parasubordinato, è l'aumento della contribuzione. Quindi un modo per dire, per sostenere il welfare dobbiamo prendere più soldi, è quello di aumentare l'aliquota contributiva. Nel lavoro subordinato per adesso non si sta aumentando, anzi si parla di cuneo fiscale, di dover ridurre il cuneo fiscale contributivo, però attenzione, nel lavoro parasubordinato questa leva è stata utilizzata e è costantemente utilizzata, perché la contribuzione dei co-co-co è in continua crescita. Questo anche per altri motivi, ma intanto il dato è che è in continua crescita. Non possiamo più però calcare la mano su questo elemento, perché è chiaro che se continuiamo ad aumentare la contribuzione alimentiamo il lavoro nero, ed ecco la perversione, no, del sistema, perché ovviamente aumentiamo le fughe verso l'area del sommerso. In ogni caso, una leva che è stata utilizzata. Un'altra leva che è stata utilizzata con il calcolo contributivo della pensione è la riduzione delle prestazioni. Con il calcolo contributivo della pensione, ma anche rifacendo i calcoli di altre prestazioni. Voi potete capire che in molte situazioni si dice hai diritto a questa prestazione, poi però andiamo a guardare il quantum della prestazione, quel quantum della prestazione non soddisfa quel bisogno. Quindi il diritto c'è, ma il quantum della prestazione è molto basso. Quindi lo Stato dice io te lo sto garantendo. Eh sì, però mi stai garantendo molto poco, per cui non vado a soddisfare comunque il bisogno. Certo che la riduzione delle prestazioni è stata inevitabile. La riduzione della prestazione, la razionalizzazione, come viene chiamata in molti casi, quindi significa riportare certamente a dei conti che tornino di più. Su questo si può battere, su questo si è battuto molto, perché appunto il calcolo delle pensioni col metodo contributivo anziché retributivo, ma anche con una riorganizzazione degli ammortizzatori sociali, insomma un po' si è puntato su una riduzione delle prestazioni, ma non posso farlo troppo, altrimenti se io continuo a ridurre le prestazioni creo lo stesso dei circoli viziosi. Un altro elemento su cui si dovrebbe puntare, non si punta abbastanza, nonostante se ne parli nel PNRR, ma come dire, alle parole devono seguire le azioni, è quello dell'aumento della natalità. L'aumento della natalità è fondamentale, perché siamo un paese, come ci ha spiegato prima il professor Cavarape, che diventerà sempre più vecchio e un paese con sempre meno persone. Io che appunto sono meno avvezza alle tabelle, ai numeri e quindi mi piace riassumere molto i dati Istat, quello che ho capito è che per esempio nell'arco di un anno abbiamo perso una città come Firenze, perché così esordisce il riassunto del riassunto della scheda riassuntiva dell'INPS, dell'Istat, che io mi leggo i riassunti dei riassunti dei riassunti. Però dice il riassunto del riassunto, per farlo capire a persone come me, che una città come Firenze è scomparsa, perché tra le morti e le diminuzioni di nascite c'è un declino inesorabile. E questo è un dato molto importante, anche alla luce di quello che si dice sull'immigrazione, che comunque non compensa la bassa natalità. E qui vi aggiungo un'altra cosa che è molto interessante, che la propensione alla fecondità delle donne immigrate, specie da certi paesi, penso ai paesi africani, paesi del Far East, è una propensione alla fecondità decisamente superiore rispetto alle donne italiane. Però che cosa si nota? Dati Istat e dati INPS, che nel momento in cui le straniere si integrano smettono di fare figli.
Ecco perché io dico sempre il professor Livi Bacci, grande demografo italiano, che mi piace molto leggere perché è molto semplice, riesce a far capire a me, povera giurista, la demografia, dice che siamo una società perfettamente contraccettiva. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Quindi sull'aumento della natalità bisogna vedere che cosa ha in mente il governo nel PNRR. Io in realtà qualcosa ce l'ho in mente e anche nel PNR se ne parla, però secondo me non se ne parla abbastanza. Ed è un tema su cui batto da molto tempo. L'occupazione dei giovani e delle donne. Finché noi avremo un gender gap, finché noi avremo una bassissima occupazione femminile e finché noi avremo un'alta percentuale di disoccupazione giovanile, non avremo una propensione alle nascite. Perché? Perché sono cambiate le condizioni culturali. Oggi le donne fanno figli se hanno un lavoro, una stabilità. Non fanno figli se sono precarie e se non sono realizzate. Perché oggi la donna non vuole fare soltanto la madre e la moglie, ma vuole fare la lavoratrice, vuole realizzarsi. E questo è un dato culturale che, se continuiamo a non considerare, continuiamo a non risolvere il problema. Quindi il tema del gender gap, il tema della gender equality, il tema dell'occupazione femminile, di giovani donne, è essenziale, strategico, perché solo le giovani donne possono risolvere il problema della natalità. Oltre a questo, qual è un altro elemento su cui può incidere e ha inciso il legislatore facendo delle scelte? Ma lo sapete benissimo, è l'aumento dell'età pensionabile. Una politica che è stata fatta nel corso del tempo inesorabilmente fino alla legge Fornero è stata quella di aumentare l'età pensionabile. Aumentare l'età pensionabile significa allungare l'asticella, portarla sempre più avanti, il traguardo del pensionamento spostato in continuazione in avanti, per far cosa? Per bloccare intere generazioni nel mercato del lavoro, per impedire l'accesso alla pensione e quindi risparmiare. Cioè, è questo il discorso del risparmio. Quindi è questo il discorso dell'aumento dell'età pensionabile. Ma l'aumento dell'età pensionabile porta con sé, oppure la conseguenza di tutto quello che ci ha raccontato prima il professor Cavarape, è che sconta quei problemi lì, perché ovviamente a questo punto noi ci troviamo ad avere nel mercato del lavoro tutta una serie di soggetti di una certa età, ed ecco che il discorso dell'active aging diventa un discorso di attualità estrema, perché noi a questo punto l'anziano dobbiamo pensare non soltanto come all'anziano in pensione che non deve come dire rilassarsi troppo e non deve, diciamo, dimenticare le attività e abbandonarsi a una vita di noia che poi lo costringe anche a tutta una serie di abitudini che peggiorano la sua qualità della vita. Qua dobbiamo parlare di persone di una certa età che devono necessariamente rimanere nel mercato perché non possono scappare. Voi mi direte, ma ci sono delle vie di fuga? Sì, ci sono delle vie di fuga, certamente. Quota 100 è una via di fuga. Non hanno modificato la riforma Fornero, ma è stata una via di fuga come Opzione Donna, come qualche altra via di fuga, ma sono sempre vie di fuga, perché comunque la normazione principale si fonda sulla legge Fornero. Una legge che quindi non ha fatto altro che, come dire, che ha parlato la professoressa Pocecco prima, ha parlato del ritratto di Dorian Gray. Certo, ci stiamo continuando a dire che ce la puoi fare. Naturalmente emergono tutti i problemi delle malattie croniche, emergono i problemi dei vari lavori, si parla molto di lavori usuranti, e certo, perché ovviamente dipende che tipo di attività lavorativa fai per poter capire se sei in grado di rimanere nel mercato. Abbiamo comunque oggi il problema dei seniores, cioè abbiamo il problema dei lavoratori anziani, che è un problema enorme. È un problema enorme perché sullo stesso mercato del lavoro, con quelle fragilità dell'occupazione giovanile, noi abbiamo la concorrenza tra giovani e anziani. Ecco che quella solidarietà intergenerazionale si è spezzata, perché adesso gli anziani sono competitors dei giovani o i giovani sono competitors degli anziani, in un mercato del lavoro che è profondamente cambiato, che sta cambiando in maniera inesorabile e che non soltanto è cambiato e sta cambiando per la cosiddetta globalizzazione, che certamente ha inciso già tantissimo, ma la trasformazione tecnologica porterà a delle innovazioni incredibili, con una probabile diminuzione notevole dei posti di lavoro. E quindi è chiaro che allora il problema dei seniores noi ce lo poniamo
per quello che riguarda il tempo e il ritmo di lavoro. Perché non possiamo pensare che i lavoratori più anziani, e non voglio dire gli ultracinquantenni, come si diceva negli anni 2000, perché attenzione che negli anni 2000 anche per l'Europa l'ultracinquantenne era considerato anziano e era considerato soggetto svantaggiato nel mercato. Poi si è tolto. E l'asticella è vero che si è alzata, ma a un certo punto dobbiamo anche dire che arrivare a 70 anni, come prevede sostanzialmente la Fornero con l'aumento dell'aspettativa di vita, è chiaro che stiamo dicendo che persone anziane sono sul mercato del lavoro, o meno giovani, o molto longeve, ma non cambia, la sostanza non cambia. Possiamo usare un linguaggio più politically correct, ma la sostanza non cambia. Stiamo parlando di persone che comunque non hanno più, diciamo, quella energia e tonicità di una volta, che devono sottostare a ritmi e tempi di lavoro che possono essere difficili. Ecco perché sono molto importanti in questo settore iniziative che riguardano i tempi e i ritmi. Penso per esempio dei part-time agevolati. Il legislatore ci aveva provato, ma con dei meccanismi e delle misure che hanno funzionato pochissimo, hanno funzionato soltanto in alcuni settori molto particolari come il settore bancario, perché poi il costo di queste iniziative, di queste misure, era così alto che soltanto datori di lavoro danarosi come le banche potevano permetterselo. Ma invece è su questa leva che dobbiamo puntare. Come diceva la collega Pocecco prima, l'anziano è anche una risorsa, certo, una risorsa di esperienza, certo, però non possiamo pretendere che abbia quella performance che ha un lavoratore più giovane. E allora è proprio la logica di un adattamento temporale, un adattamento di ritmi, che deve essere implementata, ma implementata in modo che sia conveniente per le imprese, altrimenti le imprese non lo faranno. Ed è qui che ci vuole un incentivo, una risorsa. Ancora, la formazione. La formazione durante tutta la vita ormai è quasi uno slogan, però diventa essenziale. Perché il professor Cavarape ci diceva prima, il digital divide, il gap digitale che c'è, la difficoltà per le persone più grandi di imparare tutta una serie di tecnologie. Però se poi l'attività lavorativa, se poi l'accessibilità dei diritti si veicola tramite questi strumenti, dobbiamo pensarci. Ed è fondamentale pensare. Io sto lavorando anche su un altro aspetto, per esempio, provate a pensare alla difficoltà per molte persone anziane di farsi lo SPID, e senza lo SPID non accedi a tantissimi servizi, ma i cittadini stranieri e extracomunitari che si devono fare lo SPID per accedere a una marea di servizi sociali per le persone in difficoltà economica, è una follia, per me è una follia. È l'idea di uno Stato che obbliga le persone a dover digitalizzarsi senza dare gli strumenti per farlo. Ed è un problema di accessibilità ai diritti sociali, perché noi stiamo obbligando delle persone di 80 anni, 90 anni, oppure uno straniero che non sa l'italiano, per far domanda per una prestazione assistenziale, neanche previdenziale, ad avere uno SPID. Che è una cosa complicatissima, perché ti implica un telefono, ti implica la conoscenza digitale, ti implica la conoscenza delle password, ti implica tutto. E quindi questo problema del gap formativo è un problema grandissimo, che deve essere risolto non con dei semplici corsi, ma con tutta una serie di attività complesse, articolate, che veramente consentano poi alle persone più grandi di rimanere nel mercato del lavoro e di sentirsi ancora cittadine e non dover elemosinare al nipote o all'amico del nipote la richiesta di un aiuto per farsi lo SPID. Ultimo aspetto, il welfare aziendale. Su questo sarà fondamentale il welfare aziendale, perché il welfare aziendale, che è il welfare privato, già sta facendo tantissimo per aiutare ad implementare tutta una serie di servizi che lo Stato in qualche modo non garantisce o garantisce nei livelli essenziali. Welfare aziendale significa quindi un coinvolgimento forte delle imprese, specialmente più illuminate, ma devo dire che l'impulso al welfare aziendale è stato dato dal legislatore nel momento in cui ha utilizzato la leva fiscale contributiva per incentivare il welfare aziendale. Perché altrimenti anche l'impresa più illuminata si fa due conti e dice non mi conviene. Ma se invece ci sono le agevolazioni, in questo caso ci sono, è chiaro che col welfare aziendale si possono fare molte cose. Vi segnalo che ci sono per esempio delle agevolazioni proprio per affinché tramite il welfare aziendale vengano erogati tutta una serie di servizi anche per le non autosufficienze, per esempio.
Però questo chi lo fa? La grande impresa, l'impresa che ha la cultura del welfare aziendale, e noi ne abbiamo di famose anche sul nostro territorio o territorio limitrofo, ma non la fa la piccola impresa. Welfare aziendale però è uno strumento importantissimo, perché in questa impresa è chiaro che stiamo garantendo anche ai lavoratori più grandi, ai seniores, tutta una serie di servizi. Insomma, un equilibrio difficile, una difficile sostenibilità. Staremo a vedere che cosa succederà con tutti questi soldi del PNRR, quali politiche il nostro governo vorrà mettere in campo. E poi ci aggiorneremo, perché non è finita qui. Grazie.